Dai, che si comincia, tre punti per forza. Vai belle. Le cose belle con il tunnel, con il derby su Kinger. Pellegrini al limite. Pellegrini guarda la porta e calcio. No! Poi è brava. No! Tutto buono, calcio d'angolo, passo la vantaggio alla Roma. No! Partire dal tunnel, qua in mezzo al campo, salta direttamente l'avversario. No, porca miseria, se lo meritava. Un grande tiro, diretto all'incrocio dei pali. Se lo meritava, belle. Secondo palo Mancini prolunga per vedere la Italian scappa via Pellegrini, bella tempo di il pallone comunque per adesso la bandiera rimane giù, dribbling no! ancora vicino no! La bandierina si è alzata, come la bandiera si è alzata, lo stai ancora una volta cazzo, bravo Mkhitaryan a trovare la profondità di Pellegrini, ma qua l'ha sterzato benissimo con l'esterno, dato subito al tiro, no era proprio il gioco, vabbè va bene così buona, meglio. Madonna, come l'ha mandato via? Che tiraccio mi è uscito, però vabbè. Era fuori gioco. Pellegrini, sale a chiedere tu. Sei vinto adesso francese. Vai! Ma non c'è credo. Nulla, Provici ha fatto bene. Occhio, sbagliata da parte della Roma. Ancora una grande azione della Roma in contropiede. Bravissimo in questo caso per tu dare la palla indietro a Pellegrini. Vai, Pelle! Pellegrini! Ancora provvedendo a trascendere la sua porta. Una volta pronto reattivo ad andare in quella zona a prendere la grande parata e grande azione personale. Dall'altra parte Pellegrini, ma porca miseria, ha letto tutto Nicolao, poi Cristante centrale Zaniolo andando sul sinistro, poi c'è la sua, non ci credo, è uno scherzo, non se ne parla neanche. Che partita che sta facendo, prova a vedere ancora una volta la pezza ci mette su questo tiro di Zaniolo, prova a trovare il varco giusto, a mettere nell'angolino. Rimedia a un paio di errori della Spezia, tanto è questo Stiebrava ancora a respingere la difesa della Spezia con Nicola, un momento di massima pressione della a un quarto d'ora dalla fine. Stefano Sciarrao lascia a Cristante, poi Zaniolo al limite, sponda Pellegrini, sta facendo la Roma. Quante volte ha messo in difficoltà lo Spezia, anche qua nello stretto, bravissimo. Dice Matteo Parmigiano, coordinamento saranno 3 i minuti di recupero, più i 10 secondi che restano. Vuole arrivare al 90, Cristante, largo, Esciarawi. Arriva l'indicazione dei 3 di recupero. Cominciati. Mkhitaryan. Ma abbiamo rigore! Non ci credo! Non ci credo! Come fa a non entrare? Ma che è sta partita? Sono 4 partite che non vinciamo! 5 torri di rigore, Sciarrao spinta su Abundeno. Chiuso e fuori via dal fondo. L'ultima torre di Sciarrao. Fuori via dal fondo. Si può battere. Si può battere. Pellegrini va verso Cristante, palla sul secondo palo, poi in deviazione è brava, poi è entrata, non c'è credo, non è entrata, non c'è credo, non è entrata, no no, aspettiamo tutto, come ha fatto a non entrare sta palla, non c'è credo come non è entrata, non c'è credo come non è entrata. Oh, ma quello è rigore, ma quello gli dà un calcio in faccia. Un secondo, due traverse della Roma. Oh, ma chi è quello che si è visto arrivare un calcio in faccia? E non no, cioè la gamba così non è pericoloso quello. Non ci credo come non è entrata. Faglielo vedere perché uno mette la gamba in faccia qua, oh. No, non giochiamo. Mo fai, mo lo vai a rivedere, mo lo dai, mo. Mo lo devi da. Luca Maragli subito. Mo lo devi da. Gli dà un calcio qua, se stava per piare un calcio qua qualcuno, manco ho visto chi era. Un calcio in faccia, guarda Zaniolo! Gli devi da rigore! Lo devi cacciare fuori! La gamba alta sul colpo di testa di Zaniolo che
è stato toccato e segni evidenti nel sangue. Oh, ma gli è arrivato un credo, manco l'avesse preso, l'ha pure preso in faccia. A schifoso, dai sto rigore. Dai sto rigore. Si vedono anche segni in faccia. Dai sto rigore. La Roma non si è riuscita comunque a mettere dentro questo pallone. Dai sto rigore. Allora, il VAR al andiamo morta, ma stai zitto, dai sto rigore, poi lo magniamo, però dallo. Onestamente nella posizione peggiore per un arbitro, immagino, con i tifosi davanti, con le panchine a un passo. Dai sto rigore. L'arbitro dice, dovremmo recuperare poi tutto questo tempo, perché state qui, io non posso vedere. Dai sto rigore, non giocare. Controllare la situazione. Devi dare sto rigore, gli ha dato una tacchettata qua, c'aveva pure il sangue. Sta allontanando tutti, e da una parte e dall'altra. Devi dare sto rigore, schifosi. Non è difficile, è facile. Possono parlare quanto gli pare, gli arriva una tacchettata qua, schifosi. Ah, schifosi! Oh, guarda che rigore! Gli dà un calcio in faccia! Guarda se non lo dà, perché gli hanno detto quelli dello Spezia! Grazie pure, mandatela. Ma di che te lamenti, schifosi? Col sangue in faccia sta giocando. Ma state zitti. Guarda che c'ha nell'occhio. Schifosi, oh. A maggiore fai schifo. A maggiore fai schifo. A maggiore fai schifo. Come persona proprio. Io va pure a dire all'arbitro a indicarlo, ma fai proprio schifo. Fai proprio schifo. Questo convulso momento con maggiore. Calcio in faccia e si lamenta pure, sto schifoso. Sto schifoso dei maggiori, oh. Non c'è Sergio Oliveira, che da quando è arrivato è diventato rigorista. Vede tu, non è in campo, ma non lo era più. Ebra anche l'ultima volta ha battuto. Mo vediamo da segnarlo, dammi. Dammi, vedi da segnarlo, dammi. Al 98, direi l'ultima palla della partita. Dammi, che brutta sensazione. Per rendere questa serata forse la più bella della sua carriera, provvedere, vediamo. Che brutta sensazione, ho voluto questo. Dai, dammi con la cattiveria. 97-42. Dai, dammi. Vale tanto sta partita, dammi. Guarda, lo sta guardando. Provvederla. Guarda Provedel, dammi. Dai, dammi. No, dammi, te prego. La rincorsa di Ebra. Sì! Dammi! Dammi! Pezzi di merda proprio! Vai dammi! Freddo! 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 A casa! Schifosi! Schifosi a casa! La live reaction è solo sto come, mi metto 8 minuti di questo. Cioè, ci avevano pure il dubbio. Calcio in fronte, schifosi. Ha resistito fino in fondo. Schifosi, andate a casa, va.